Vi prego di credere a quanto vi ho detto di Buchenwald. Ho riferito quanto ho visto e sentito, ma solo una parte. Per il resto non ho parole. Così dichiarò il giornalista statunitense della CBS Ed Marrow il 16 aprile 1945, pochi giorni dopo l'ingresso al seguito degli alleati nel lager tedesco. E se le parole non fossero bastate, c'erano le immagini trasmesse dai cinegiornali e riprese da operatori e militari alleati che, nei territori liberati, scoprivano i campi di sterminio. Ma per rendere l'orrore credibile ci voleva, secondo gli inglesi, un regista famoso. La scelta, nel giugno 1945, cadde su Alfred Hitchcock, che aveva già girato nel 1944 un film antinazista, Prigionieri dell'Oceano, e prodotto il cortometraggio Bon Voyage, a sostegno della resistenza francese. A chiamarlo fu il ministro inglese delle comunicazioni, Sidney Bernstein, per incaricarlo di produrre un docufilm di denuncia sui campi. Vari filmati furono raccolti da un team incaricato sempre da Bernstein, che si recò nei lager sparsi tra Austria, Polonia e Germania, tra questi Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau. Per il documentario furono inoltre usate le prime immagini in movimento realizzate dai sovietici nel 1944 a Majdanek, in Polonia, e altre girate da soldati e reporter americani e inglesi. Il materiale doveva essere selezionato e montato come un vero film. Quando Hitchcock arrivò a Londra, visionò i filmati in cui i soldati sovietici aprivano pacchi contenenti capelli, e poi i forni crematori pieni di ceneri ancora calde e lunghe file di ossa. Vide le pellicole americane a colori, da poco introdotte, girate a Buchenwald, dove comparivano mucchi di cadaveri irrigiditi, e infine i filmati inglesi di Bergen-Belsen. Vide tutto questo e lo impressionò al punto da rimanere sotto shock per una settimana. Nel suo documentario Indagine sui campi di concentramento tedeschi, Hitchcock avrebbe voluto mettere soprattutto le riprese lunghe e le panoramiche, intervallandole con mappe che mostravano la vicinanza dei campi alle abitazioni. La sua tesi era infatti che gli abitanti non potevano non sapere. Sarebbe dovuto bastare solo l'odore forte per insospettirli. Il film era destinato ai civili tedeschi e ai prigionieri nazisti, oltre ad avere lo scopo di far conoscere l'orrore al mondo. Ma il materiale era tantissimo e il lavoro lungo e complesso. A settembre il film non era ancora pronto, non c'era l'audio e la grande mole di girato doveva ancora essere assemblata secondo le disposizioni del cineasta, che ne fu di fatto il supervisore più che il regista, visto che non si recò mai in un campo per dirigere le riprese. Così il lavoro fu bloccato perché agli alleati il documentario non interessava più. Nel frattempo, infatti, molte cose erano cambiate. Si stava andando verso nuovi equilibri internazionali. Sconfitti i nazisti, un altro nemico stava facendosi largo: l'URSS e il comunismo. Hitchcock, come molti altri, era convinto che gli abitanti sapessero ciò che accadeva nei lager. Ma agli albori della Guerra Fredda, USA ed Europa non volevano inimicarsi la popolazione tedesca, con la quale era necessario ora fare fronte unico contro i sovietici. Non solo, si temeva, con la diffusione del documentario, un eccessivo rafforzamento del fronte sionista, promotore di uno stato ebraico in Palestina. Ma quell'orrore doveva essere conosciuto. Per questo il lavoro di montare un film sui campi fu affidato a un altro regista, Billy Wilder. Austriaco di origine ebraica e espatriato negli Stati Uniti dopo l'ascesa di Hitler, che ad Auschwitz aveva perso la madre e la nonna. Il risultato fu il cortometraggio Fabbriche della Morte, meno coinvolgente e retorico, e soprattutto meno inquisitorio nei confronti dei tedeschi, seppur molto incisivo. L'incompiuto di Hitchcock fu invece portato come prova al processo di Norimberga contro i criminali nazisti. Fu poi conservato per quasi 70 anni negli archivi dell'Imperial War Museum di Londra, per essere tirato fuori solo di recente, nel 2014, ed essere completato secondo le indicazioni del regista inglese. La storia del documentario di Hitchcock, insieme alle interviste a sopravvissuti e soldati che per primi entrarono nel lager, è narrata nel film Night Will Fall, 2014. Nato sulle rovine della guerra, il neorealismo caratterizzò il cinema italiano dal 1945 al 1951. Nel 1945 i danni causati dalla guerra a Cinecittà impedivano costose scenografie, costringendo molti produttori a limitarsi nelle produzioni, usando scenari reali e attori non professionisti.
ma la voglia di fare cinema era tanta, anche per non lasciare il mercato in mano ai film di Hollywood che spopolavano in Europa. Nacque così un cinema nuovo, ispirato a eventi e fatti reali, che ritraevano un paese, l'Italia, ma non solo, sfinito e in ginocchio dopo la guerra. I maggiori esponenti del nostro neorealismo furono i registi Roberto Rossellini, Alessandro Blasetti, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. Il clima antifascista del dopoguerra, la voglia di rompere con il passato, il perfezionamento della sincronizzazione del sonoro che consentiva di migliorare i dialoghi, permise film che hanno fatto la storia del cinema come Roma città aperta del 1945, Germania anno zero 1945, Paesà di Rossellini e Sciuscià 1946 e Ladri di biciclette 1948 di De Sica. Tutti ambientati nell'Italia tra il 1943 e il 1945. Eppure all'epoca il neorealismo non ebbe grande fortuna. Gli italiani, stanchi di miseria, preferivano i più leggeri e costosi film americani.